grazie a tutti veramente. Siamo una cosa eccezionale, io credo veramente che qualcuno dovrebbe rifletterci, ecco, non è che possono far finta sempre che siamo solo in quattro. Anche perché se siamo solo in quattro, perché mandano 20.000 2.000 persone per picchiarci, per buttarci fuori, non ho capito. In molti di voi mi hanno chiesto che cosa si farà domenica. Allora stiamo ragionandoci sopra. Domani sera a Bussoleno, sala consigliare, ore 21, c'è il coordinamento dei comitati per decidere le iniziative da farsi in fine settimana. In linea di massima, domenica bisogna venire con gli scarponi, lo zaino, e cercheremo di fare delle passeggiate nei boschi per vedere, se riusciamo a fargli capire a quella gente che arrivare alla Maddalena è facile, riempirci di lacrimogeni per loro è estremamente facile, conquistare quel posto non è stato così difficile per loro, ma adesso devono restarci. Allora, noi crediamo che questa di domenica sarà un primo segnale che diamo a questa gente che non è facile restare in quel posto. Vedremo di riuscirci, l'ideale sarebbe riuscire a riprendercelo, ma ci rendiamo conto che tra ieri e ieri pomeriggio, oggi, hanno blindato abbastanza bene il posto e quindi potrebbe essere un pelino più duro. Noi non abbiamo fretta, siamo dei montagnini, abbiamo un passo calmo, dopo domenica ci sarà lunedì, poi ci sarà un'altra domenica, poi ci saranno altre settimane, questo l'abbiamo imparato da Virano. Allora, non c'è bisogno di avere fretta. Noi domenica diamo l'appuntamento, vi diremo anche i posti esatti dove c'è l'appuntamento. Bisogna venire con lo zaino, possibilmente con una maschera antigas, perché questi secondo me non li hanno finiti i lacrimogeni. Comprate gli occhialini da nuoto perché vanno molto bene, almeno gli occhi li salvano. Portate dei limoni, portate del mouse, portate del bicarbonato che può sempre aiutare, ma soprattutto portatevi da mangiare, portatevi da bere, perché ognuno deve essere autonomo da quel punto di vista. Stavolta non riusciamo a fare i grandi pasti che sono famosi per i nottati. Dopodiché domani sera decidiamo i dettagli, questa sarà solo la prima di una grande grandi manifestazioni nazionali che porteremo avanti fino a quando ci riprendiamo la Maddalena. Io questa sera ho scommesso con un giornalista di La Valsusa che la riprenderemo la Maddalena, ce la riprendiamo. Il come e quando lo vedremo, perché non c'è mai la storia che si ripete, si rinnova, si va avanti, e noi la Maddalena ce la riprenderemo. E loro devono mettere in conto però che se devono tenere 2.000 uomini per 10 anni che devono fare quel cunicolo, viene a costare un po' più caro di quanto è stato previsto, e Tremonti pare che abbia già detto che non può costare di più la guardiania dell'opera, perché allora va dalla penna. Allora, questi sono dei dati fondamentali, sono dei dati iniziali, ci sono già state lanciate alcune iniziative per domani. Voglio ripetere, ricordo due cose. La prima è che loro hanno conquistato la Maddalena, ma giù al presidio che abbiamo costruito c'è ancora una persona che non è andato via. Non sono riusciti a mandarlo via perché era disarmante. E lui è là e fa la guardia. E allora noi, mi pare che si chiama Marco Guerra, no? Ecco, allora noi vogliamo dargli tutta la nostra solidarietà, dirgli che siamo vicini e che veniamo a trovarlo. Domani mattina andranno a cercare di andarlo a trovare. L'altra cosa
ho detto prima, ci sono delle persone che stanno ancora ferme alla strada che dalla centrale va su al ponte di Exil, sono lì sotto un gazebo che si è cercato di mettere insieme oggi pomeriggio, manca il tetto, e si sentono un pelino solo perché sono rimaste una decina di persone. E allora se qualcuno ha voglia di non andare a dormire e vuole andare a fare un giro lassù, è benemerito ed è veramente un buon passo. Grazie. E adesso andiamo a dormire. Buonanotte a tutti.